Allora eravamo in studio, io dicevo, qui vorrei una chitarra fatta così. Allora sai, potrei anche decidere di amarti come questo giorno qua, colorato di viola, di rosso e di verde, colorato d'azzurro per tutta la gente. Ma guarda tu, non ci avrei mai creduto, questo mondo è partito come un razzo è partito, dietro la mano sapiente di un buon comandante. Allora, come funziona il book crossing? Allora, il book crossing praticamente una persona va lì con dei libri che gli sono piaciuti, lascia il suo libro che poi viene messo nelle librerie e lui tra un sacco di altri libri, quindi con tanta scelta, prende altri libri. Sicuro è quello che comanda io. Che ne pensi di questa iniziativa? Cioè, intanto penso che il fatto che sia uno scambio in una società in cui tutto ha un prezzo è una cosa molto importante. Poi è uno scambio appunto di cultura, quindi non si portano libri in più, si portano libri che hanno appassionato e che sono piaciuti. Quindi è una cosa molto interessante vedere anche i gusti degli altri. E poi apprezzo il fatto che sia un'iniziativa comunque nuova, perché a Firenze non ce ne sono iniziative di questo tipo. E pensi di sognare il verde come il sole, primavera da mangiare, c'è il giallo, il nuovo, il bianco, l'amaranto, il lilla, il blu, dietro la mano sapiente di un buon comandante che vuole bene alla gente, a tutta la gente, ma che poi pensa per sé. Comandante perfetto, ti sembra bello come un cosmico della virtù, nell'anima buia che buia diventerai tu, nel ritmo lunatico cosmico della virtù, nell'anima buia che buia diventerai tu. Nell'anima buia che buia diventerai tu.